indagine prolungata che è sfociata nell'operazione Tenere, per questo imprenditore del settore della raccolta rifiuti che costituisce una zona grigia dell'imprenditoria che è funzionale a quelle che sono gli interessi dell'organizzazione mafiosa, e poi ci hanno consentito anche di individuare questo soggetto come proprio organico dell'associazione mafiosa Cappello Buono in Corso. Era assolutamente. Era stato arrestato nell'ambito dell'operazione Penelope, che aveva consentito di disarticolare il clan Cappello Buono in Corso. Sì, insieme a quegli altri settori dove chiaramente la società non può farne a meno, rifiuti, io mi riferisco anche alle energie, quindi l'acqua, la distribuzione alimentare, eccetera. E noi stiamo attenti a questi settori e quindi a questi campi dove possono, cioè il crimine organizzato ha certamente delle radici e possono trarne dei profitti illeciti. Noi cerchiamo di individuarli, di individuare questi patrimoni illecitamente costituiti e ribadisco per l'ennesima volta, riteniamo di fare un servizio all'economia sana della città e quindi della provincia, ma dico dell'intero paese, perché questi soggetti chiaramente si pongono attraverso l'uso anche della forza in regime di concorrenza sleale rispetto a quelli che rischiano in prima persona e in maniera onesta.